30. Lo ha ricordato prima Marinella Sclocco, davvero si percepisce l'assenza di uno dei migliori di noi, Marcello Paolini. Io davvero vorrei un altro applauso a lui, che ci ha sempre aiutato anche nelle iniziative in questa sala. Io ci tenevo molto a questa giornata, diciamo, di impostazione di un cammino di verifica, di rendicontazione, perché 180 giorni sono già un lasso di tempo grazie al quale si riesce a prendere la misura del lavoro che si sta facendo. Sono stati molto bravi i colleghi di governo nello scattare quelle fotografie che voi avete seguito. Anche Luciano Monticelli, che è uno dei più rigorosi consiglieri regionali, ha aiutato questa fotografia. Io voglio essere implacabile contro me stesso, concepito come figura giuridica. Vorrei provare a dire, oltre quello che abbiamo fatto in questi 180 giorni, quello che andava fatto e quello che deve essere fatto. Quello che andava fatto anche nei 180 giorni. E quello che deve essere fatto nei mesi che restano, che sono 54. Facciamo un'operazione verità, come si usa fare nei caucus americani. E non perché vogliamo essere anche la minoranza o l'opposizione, perché abbiamo un'idea rigorosa della funzione che ci viene consegnata dai cittadini e dalla democrazia. Intanto, Giovanni, Camillo, Peppe, amici che siete qui, io ho conosciuto ancora più a fondo che cos'è la regione, che cos'è l'ente regione. La regione, comunità, economia e vita delle persone, vorrei quasi dire che la conoscevo anche da prima. Non avevo questo dettaglio di conoscenza dell'ente regione, cioè del palazzo, della pubblica amministrazione, del potere. Per esempio, non sapevo che i dipendenti della regione sono 1545, e vi assicuro che non è un dato neutro, ed è un dato che ancora di più ci induce ad essere rigorosi, perché comincia a parlarsi di risorsa, non solo perché la dottrina ci dice che risorse sono anche quelle umane, ce lo dice e ce lo insegna Luciano D'Amico e anche Pino Mauro, ma io credo che siamo davanti a risorse in più di quelle di cui ha bisogno l'ente regione per aiutare la vita regionale. E allora, siccome non siamo giornalisti, i giornalisti hanno il compito della fotografia e della denuncia, noi siamo amministratori, davanti a questo di più di risorse umane, che fa l'ente regione che adempie ai suoi doveri? Immagina, concepisce uno strumento per fare in modo che questo di più di risorse umane possa aiutare chi è caratterizzato da un di meno. Lo potevamo fare, sì, lo abbiamo fatto, sì, lo abbiamo fatto con fantasia e in assenza di una norma che ci legittimasse a favore del MIBACT, il Ministero dei Beni Culturali, che era in affanno nel pagamento dei SAL. Qui ho riconosciuto prima il bravo Graziano Di Costanzo. Le sue strutture periferiche, non solo pescaresi ma anche e soprattutto quelle aquilane, scrivevano al giornale come a scrivere all'Italia: dopo che abbiamo lavorato come imprese nessuno ci paga. L'ottimo Francesco Scoppola, piombato in Abruzzo quasi dal cielo, ci ha detto: e mo come faccio? Ci è venuto subito in mente, avendo la consapevolezza che erano di più i dipendenti di quelli che servivano, vi diamo in prestito noi dei dipendenti. Non c'erano procedure su questo, non c'erano precedenti, lo abbiamo costruito noi con un Del Rio che ci ha detto: bravi ad averlo fatto, vi faremo una legge dopo che razionalizzi, che ottimizzi e che magari anche rilanci. Ed ieri il comunicato di Francesco Scoppola, che dice che ha pagato ad oggi il quantitativo possibile, pare al doppio di quello che era stato pagato fino a prima del suo arrivo a favore delle imprese. Ma se fosse stato solo questo, sarebbe stata una eccezionalità di una condotta non replicabile. Lo abbiamo fatto anche per quanto riguarda il Tribunale dell'Aquila.
E da dove nasce questa idea di usare le risorse anche in assenza di norme? Dal fatto che abbiamo un'idea che la Regione, oltre ad essere un ente che utilizza le risorse, le genera pure, anche concependo pratiche ulteriori, intuitive, progettuali, che cercano di andare oltre quella che è la procedura che già si è conosciuta. Lo abbiamo fatto allora per il Tribunale dell'Aquila, lo faremo per i piccoli comuni, alla condizione che si associno. 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa, nei tempi nei quali la Regione a sette seni dava tutto a tutti senza entrare mai nel merito, avrebbe dato soldi al rubinetto, ai piccoli comuni affinché si associassero. Noi oggi cominciamo a dire, cari piccoli comuni, costituitevi insieme, fate cooperazione rafforzata tra voi, combinatevi fino ad arrivare all'associazionismo e anche alla fusione. Chi fa questo in termini virtuosi avrà da parte della Regione questi distacchi senza oneri di risorse umane della Regione. Ma se fosse solo questo, noi saremmo una struttura filiforme, verticale. Io non sapevo che la Regione aveva 62 sedi di lavoro. Lo sapevate voi? 62 sedi di lavoro. Poi c'è una finezza terminologica. Mi ha spiegato un signore che lavora con onore dentro la struttura, ma ha detto: però Presidente D'Alfonso, non sono tutte sedi periferiche, sono anche sedi, allora si chiamano sedi periferiche e sedi decentrate, alcune sono decentrate, non sono periferiche, per cui sono 62 ma nell'interezza tra sedi periferiche e sedi decentrate. Allora, io vi dico qui che una riforma di cui ha bisogno l'Abruzzo e che dovevamo già fare nei 180 giorni è fare in modo che non ci siano più questi numeri eccessivi di sedi periferiche e sedi decentrate, altrimenti anche noi siamo stati intonditi da quei quintali di crodini che io ho visto versare e bere al terzo piano del palazzo che sta a Piazza Unione, quando da lettore dei giornali vedevo queste incredibili riunioni che si facevano inneggiando alla crescita e allo sviluppo. Noi dobbiamo da subito a gennaio ridurre almeno del 50% le sedi periferiche e decentrate. Rimarrà la sede di Bruxelles, ma deve cominciare a fare le uova. Rimarrà la sede di Roma, ma deve cominciare ad essere fruttuosa. E poi tutto ciò che non produce servizi va chiuso. Va chiuso. E il dipendente che vuole riconciliare se stesso con il tempo della sua famiglia, il tempo della sua appartenenza territoriale, gli facciamo scegliere quale patto territoriale con i comuni vuole andare a sostenere, con un recupero vero, verticale, forte della motivazione lavorativa. Così come i 62 consulenti che io non ho mai nominato e non ho mai visto. La prossima volta che ci vediamo vi parlo anche di un argomento un po' evocativo. È come se ci fossero delle preesistenze dentro la Regione. 62 consulenti che io non ho nominato e la legge mi dice che li dovrei nominare io. 62 consulenti affiancano la Regione e non sono le società di consulenza che prestano lavoro intellettuale, le grandi società anche dall'altissima terminologia. Parlo di circondari, di prossimità, di affinamento professionale che stanno lì a prescindere. Ecco, noi su questo dobbiamo essere più implacabili, più esigenti, più riformatori, più di rottura, più dirompenti, più cancellatori, perché divorano soldi e poi un'altra cosa che fanno, tolgono il lavoro nobile che è il lavoro della rendicontazione, è il lavoro della progettazione, è il lavoro della elaborazione, è il lavoro anche dell'ispezione. E non possono ricordarmi che Sabino Cassese ci dice che la parte più alta della pubblica amministrazione è la rendicontazione, è l'ispezione, è l'analisi, è la elaborazione progettuale. Tutto questo è stato esternalizzato. Nel mentre quei quintali di crodino venivano versati in quelle riunioni al terzo piano, dove si inneggiava a straordinarie stagioni di razionalizzazione e di incamminamento economico di sviluppo. Ecco, noi dobbiamo su questo essere più esigenti verso noi stessi. Non sapevo che la Regione avesse 36.000 posizioni di contenzioso. 36.000.
36.000. 36.000 sono come la città di Montesilvano senza le gonfiezze degli ultimi 10 anni. 36.000. E la città di Mantova quando si asciuga rispetto a chi viene da fuori. 36.000 posizioni di contenzioso. Sapete che significa questo? Che ognuno che contesta qualcosa alla regione, automaticamente non c'è un grammo di dirittura che riconduca ad ordine quel rapporto contrattuale. Vengo da una riunione che mi ha svilito, quello che mi ha svilito è Marcello Paolini, che è stato richiamato dal Signore, ma mi ha svilito anche la riunione che ho fatto 2 ore fa, sulle Naiadi. Ma perché dovevamo arrivare noi per occuparcene? Perché? Perché dovevamo arrivare noi a fare in modo che nascesse un contratto che regolamentasse le parti e che dicesse la verità? Chi è che fa cosa? Come si regge la manutenzione? Quanto si paga di canone? Chi ci va? È a norma quella struttura? Qual è lo stato di consistenza? Queste cose un perito agrario che viene dall'Etnopel le sa con la mano sinistra. Ecco, lì per esempio l'avremmo dovuto già fare. Certo, non abbiamo avuto 66 mesi, solo 6 mesi per farlo. Per esempio, non sapevo che 450 milioni sono quelli che la Corte dei Conti si aspettava che venissero rendicontati. L'Abruzzo non ha il rendiconto 2012, 2013 e 2014. Noi abbiamo approvato il rendiconto 2012, ma manca quello del 13 e del 14. Allora abbiamo detto sarà stata una dimenticanza. Non c'è la rendicontazione perché si è dimenticato di rendicontare. Magari il dato tecnico è già pronto, verrà fatto con immediatezza. Siamo stati chiamati dalla Corte dei Conti, da una bravissima presidentessa e da un'ottima relatrice, la consigliera Valente, i quali ci hanno detto 450 milioni di euro sono quelli che voi dovete rendicontare come disavanzo di amministrazione. E sapete perché non c'è la rendicontazione? Per non dare luogo all'accertamento del debito. Allora, la prima regola che noi dobbiamo rispettare da 6 mesi a questa parte per il futuro è la verità dei conti, perché prima o poi noi saremo sottoposti ad attività di rating anche da parte di soggetti bancari che dovranno finanziare i nostri investimenti e non dobbiamo più avere a che fare con le bugie della documentazione ufficiale. In questi 6 mesi avremmo dovuto approvare anche il rendiconto 2013, non l'abbiamo fatto ma lo faremo a giorni. Certo, non abbiamo avuto 66 mesi di tempo. Così come a somma a 1 miliardo e 200 milioni di euro i debiti potenziali da contenzioso, 950 per l'ente regione e la parte restante per le controllate e le partecipate. Parlo dei consorzi, parlo della Saga, parlo del club di Avezzano dove un amministratore pare che abbia consumato di ristorazione mensile 2.500 euro al mese e pare che il ristorante sempre preferito sia stato la Paranza. Adesso a me la Paranza sta simpatico perché credo che voti anche centrosinistra, ma insomma questo fatto di essere condannati a pranzare tutti i giorni alla Paranza e di metterlo a carico del club di Avezzano ad opera di un tale che poi tutti i giorni scrive sulla rete che lui ha da dire e da suggerire su come si gestisce la regione, francamente mi pare troppo. Ecco, in 6 mesi noi avremmo dovuto prenderlo a calci quello lì. Pare che abbia anche un cognome molto esigente sul piano proprio della denominazione, è uno che vuole prendere in maniera stretta tutti quelli che ha di fronte. Ma che cos'è che in 6 mesi in concreto ha visto impegnata la nostra agenda? Abbiamo ristabilito, lo dico a Alfonso Mascitelli che è stato un valente consigliere regionale di opposizione e ha saputo fare opposizione anche quando stava in maggioranza e la maggioranza meritava l'opposizione, perché noi ci siamo trovati in questa condizione anche perché molte volte la maggioranza non ha fatto la maggioranza e non ha fatto bene la maggioranza, perché i crotini sono stati bevuti anche in stagioni sbagliate di maggioranza.
Alfonso Macitelli, che è stato un bravo relatore di minoranza al Senato della Repubblica sulla legge finanziaria. Noi abbiamo riattivato l'educazione della programmazione finanziaria. Per la prima volta dopo i tempi di Mattucci si è approvato il DPFR a settembre, facendo una corsa contro il tempo. Ad agosto noi non abbiamo programmato vacanze al Pantheon, ad agosto abbiamo lavorato per fare in modo che nascesse il DPFR della regione. E poi il 2 di dicembre era pronta la delibera per il bilancio dell'ente regione, con il collegato di infrastruttura normativa della legge finanziaria. Di questo ringrazio i dipendenti che ci hanno aiutato, alcuni sono qui per libera scelta, Mi ricordo, da animatore della scuola di regione, organizzammo un convegno sui contratti di fiume, col meglio che c'era a livello nazionale. Anche allora venne la Cristina Gerardis, la dottoressa De Nicolis, che oggi è capo di gabinetto il ministro Orlando, e invitai i tre direttori della regione. Mi dissero di sì. Poi però non potettero venire. Venne impedito loro di venire. In Toscana Rossi non solo autorizza che vadano a iniziative di merito i capi dipartimento anche delle opposizioni, quando l'argomento è il merito delle questioni, ma addirittura c'è un invogliamento. Qui addirittura i capi dipartimento della regione vennero ostacolati e impediti affinché partecipassero ad una mia iniziativa di scuola di regione sui contratti di fiume. E nel mentre si determinò questo, si firmò un foglio di carta per San Nicolò a Tordino per dire: non era D'Alfonso che lanciava l'istituto dei contratti di fiume, ma non so chi era del Teramano che rendeva possibile quella procedura. Ecco, ringrazio quei dipendenti che ci hanno aiutato a fare il DPFR ad agosto per settembre e la legge anche di stabilità, che sono gli stessi che devono animare una nuova stagione di regione, che parlano con l'opposizione, che parlano con quelli che la pensano diversamente, perché da questo frullare di punti di vista differenti che nasce una costituenza regionale, come c'è in Toscana, in Emilia, in Lombardia, nel Veneto, come addirittura c'è in Basilicata, e deve nascere anche qui se c'è questa libertà di circolazione delle idee, che io non ho visto. Quella è una delle cose che più mi è dispiaciuto, caro Giovanni. Mi è dispiaciuto perché qualcuno dall'alto della politica ha detto di no loro, ma mi è dispiaciuto perché loro si sono fatti dire di no, ed erano i tre del triangolo delle Bermude, erano quei tre. I capi dipartimento devono essere autonomi, capaci di pensiero e di progetto, capaci di dare corpo e realizzazione al programma di governo, devono avere una veduta di insieme strategica di quello che serve alla regione, comunità, economia, imprese, territori, e poi dialogano in termini competitivi con la struttura, andando la mattina a sollecitare iniziative strategiche, progettuali, e non quella specie di fellowship sdraiata che io ho visto e che poi hanno prodotto anche 36.000 posizioni di contenzioso. Ma che cos'è che ci ha impegnati ancora in questi 6 mesi, 180 giorni? Avevamo detto che avremmo preso un altro corso anche per le infrastrutture. Legnini è stato bravo ad accompagnare ulteriormente la copertura finanziaria di quello che ci serviva, la Fondo Valle Sangro. Io ho avuto il terrore che tornasse Marchionne e dicesse: i 750 milioni di euro del mio investimento sono in corso, la viabilità che voi mi avete promesso dov'è? Avendo dato la regione Abruzzo a Marchionne il guerriero di Capestrano come simbolo di un affiatamento, dov'è? E noi ci siamo fatti carico di questo. Camillo l'ha detto, io lo voglio precisare: i 120 milioni ci sono, 50 più 70, e dei 70 ringrazio anche Lupi, ringrazio Federica Chiavaroli, ringrazio il presidente Ciucci, ringrazio di nuovo Giovanni Legnini. Il progetto è già pronto, il parere è pronto, non affidandolo alle calende greche. E poi, siccome l'asfalto si supera facilmente come infrastruttura della modernità, l'andamento dei mezzi di trasporto, oggi Marchionne e Galante, che la missione delegato, mi chiedono: e la banda ultralarga anche lì, pronti a fare che? Il dossier Juncker prevede per le città che hanno le autorità portuali progetti per il potenziamento dei porti, e noi non abbiamo autorità portuali. Per l'Abruzzo io ho fatto una sola richiesta, come è giusto che fosse: la banda ultralarga in tutti i siti industriali, al primo posto
la zona industriale di Atessa, poi la Val di Brata e poi la Marsica. E poi vediamo se ci entra anche l'area di Chieti Pescari di Ortona. Dossier Juncker, avendo una visione chiara delle priorità, e poi al terzo posto l'erogazione dell'energia elettrica industriale senza interruzioni. Questa è la visione delle priorità, e su queste priorità noi spendiamo anche il nostro protagonismo istituzionale. Ma ancora, che cos'è che abbiamo messo a segno in questi 6 mesi? Per la prima volta una trattativa alla pari, in piedi, da protagonista con RFI e con la holding delle Ferrovie dello Stato. Io voglio sapere quando mai è venuto in Abruzzo Elia, capo della holding ferroviaria, il capo di RFI, il capo di Trenitalia. Sarà venuto il capo di Trenitalia in passato? Ditemi una volta che è venuto il capo della holding ferroviaria. E ditemi una volta che coloro i quali sono venuti in ragione delle ferrovie poi hanno determinato il mantenimento della parola data sui 350 milioni di euro noi abbiamo guadagnato a favore dell'Abruzzo. Lungo la dorsale adriatica si risparmieranno 30 minuti nella direttrice Pescara-Bologna e 30 minuti nella direttrice Pescara-Bari. E adesso anche mettiamo all'ordine del giorno la Pescara-Roma. Anche qui con onestà, va detto grazie a Federica Chiavaroli, relatrice di maggioranza al Senato, con un emendamento scritto a quattro mani nella stanza di Pierpaolo Baretta assieme a Santini, a Lolli, a Stefania Pezzopane. Lei, che è una persona adulta e con la quale speriamo di fare anche un pezzo di strada insieme, ha detto: accetto questo tuo suggerimento e chiederemo al Parlamento italiano di dare ordine a RFI affinché progetti una nuova struttura ferroviaria nella direttrice Pescara-Roma. Ci vogliono 8 miliardi di euro di investimenti, è vero, ma senza progetto non si canta la messa, e ve lo dice uno che anche per lavoro si occupa di questo, non di ferrovie ma di altro. Se tu vuoi avere l'investimento devi creare il progetto, e poi dopo il progetto i pareri, altrimenti facciamo la fine di quelli di Lesina e Termoli e Campomarino. Lì ferrovie hanno dovuto scavalcare quel nodo rinunciando a fare l'alta velocità o l'alta capacità ferroviaria perché i siti territoriali hanno detto di no. Noi allora raccogliamo progetto, consenso dei territori e poi arrivano anche le risorse, perché noi abbiamo due coincidenze formidabili. Abbiamo il capo di RFI che è di Sulmona e vuole bene a questa regione e vuole essere ricordato perché stimolato dall'ente regione a fare qualcosa che valga per la vita regionale. Secondo, non abbiamo gli abitanti, ma abbiamo piattaforme formidabili per attrarre merci. Non siamo dignitari per quanto riguarda le persone, i passeggeri, ma siamo dignitari adeguati per fare in modo che diventi sede di logistica delle merci, delle reti TEN-T. Riesaminate queste parole. Non ce la facciamo a candidarci per le persone, ma ce la facciamo a candidarci come snodo fondamentale delle reti TEN-T per le merci. Quello che vi sto dicendo è scritto nel documento di conclusione del semestre di presidenza di Renzi per quanto riguarda le infrastrutture europee. Lettera partita a firma di Gozzi nel dossier di Renzi. E guardate, a gennaio verrà qui Gozzi, verrà la Corina Crețu, che è il ministro dei trasporti e il ministro delle politiche regionali dell'Europa rumena, e poi verrà anche il capo della struttura delle DG competente a ragionare con noi per esaltare i punti di forza dell'Abruzzo all'interno dell'Euroregione Adriatica. Una scelta di campo, una sola. Gli abitanti no, lo facciamo per le merci. Poi voglio vedere come si fa a limitare un'infrastruttura alle merci e non agli abitanti. Poi lo vediamo se è possibile confinare. Che cos'è che abbiamo fatto in questi 6 mesi? Ancora, con forte impegno, abbiamo portato avanti l'ulteriore declinazione del lavoro da farsi in seno al commissariamento per quanto riguarda il piano di rientro e il superamento del commissariamento della sanità. Abbiamo conseguito tutti gli obiettivi, ce ne manca uno adesso, uno solo. La questione dei punti nascita, che dobbiamo sottoporre ad un'attenta valutazione. Da una parte abbiamo il tesoro e la sanità che ci inducono a chiudere anche questa partita per raggiungere il completamento di tutti i compiti fatti a casa. Siamo stati quelli più solerti, faticosamente, per la compartecipazione per quanto riguarda le prestazioni riabilitative. Anche lì, scelta di campo, la legge del 2001. Noi siamo stati quelli che l'hanno fatto. E ci costa fatica, dolore. Ci è costato anche rispetto al nostro retroterra di appartenenza, ma andava fatto per riprenderci l'autonomia, perché noi abbiamo la possibilità ad aprile di tornare autonomi nella programmazione sanitaria.
Così come siamo quelli che oggi hanno 250 milioni di euro per l'edilizia sanitaria. Che scelta fare lì, caro Giovanni, cari amici che siete qui, esperti anche di sanità territoriale che siete qui? Io un'idea ce l'ho, una scelta di campo rivoluzionaria. 250 milioni di euro per l'edilizia sanitaria e 100 milioni ce li dà l'INAIL, al costo del denaro del 3%. Ci fa le parti di struttura da completare e se li prende lei in una specie di leasing in costruendo. È una formula straordinaria, se ne potessero disporre gli imprenditori privati farebbero davvero affari a livello planetario. Quindi abbiamo 350 milioni di euro. L'idea qual è? I 100 milioni di INAIL per completare le strutture in giro per l'Abruzzo che richiedono completamento. Pensate al cemento impoverito di Chieti. Abbiamo 14.000 metri quadrati a rischio di caduta a Chieti, inaugurati soltanto nel 92-93, e lì dobbiamo trovare lì subito una soluzione. Abbiamo la struttura di Teramo che è incompleta, abbiamo la struttura dell'Aquila, abbiamo Giulianova Vasto, abbiamo anche il tema complesso del completamento di Sulmona. Abbiamo una risposta da dare a Chieti e Pescara così vicini e così distinti, che richiederebbero una scelta di campo che io voglio valutare con voi, se non è il caso nel 2014 di fare una scelta di campo tra Chieti e Pescara in un sito unitario che chieda a sé un investimento gigantesco per un polo davvero adeguato su questo punto. In questi 6 mesi abbiamo assegnato 171 milioni di euro per i depuratori, ma non perché abbiamo in amicizia i progettisti o le imprese che faranno i lavori o le società di gestione. Dai depuratori deriva la qualità dell'acqua dei fiumi e del mare. 171 milioni di euro, ma non solo, questo l'avrebbe potuto fare anche un software, prendere i soldi e assegnarli. Il di più che ci abbiamo messo noi, qual è stato? Che siccome parliamo di costi di progettazione davvero sottoponibili a misura, noi siamo stati l'unica amministrazione regionale d'Italia a dire che non si può superare il 3% per i costi di progettazione. Perché? Perché entriamo nel merito di questi dossier e non come era successo al porto di Ortona, su 9 milioni e mezzo di euro di lavori, 2 milioni e mezzo di progettazione, quello si chiama latrocinio. Noi siamo stati quelli che hanno revocato la procedura e stabilito che non può costare più del 3%. Anche a costi non essere capiti, l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti mi ha chiesto: ma come si fa a debilitare così la nobiltà di una professione? Quando siamo davanti a prestazioni elevate, intellettuali, ma quando è la manutenzione, quando è un'attività di escavo di un porto, come si fa a invocare le cifre di Renzo Piano? Questo significa entrare nel merito, non essere minimalisti, non lasciare passare le questioni, non chiamarsi da parte, perché sennò anche noi saremmo stati ubriacati da quei crodini che ho visto fluenti in quel palazzo al terzo piano per 5 anni, quando si autocomplimentavano che tutto andava bene. E ancora, in questi 6 mesi, che cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo detto, come ci ha suggerito anche qualche autorevole giornale, diventiamo la regione più cicloturistica d'Europa. Avevano attivato anche quelli prima di noi, ci ha lavorato Di Dalmazio per esempio, con il dirigente Misantoni, abbiamo detto quello che hanno fatto loro per due, e noi infrastruttureremo la pista ciclabile più lunga d'Europa sulla costa, con sistemi a pettine anche lungo i fiumi, facendo anche lì scelte di campo e ponendoci da subito il tema della manutenzione. Se no basterebbe un software che prende i soldi e compra la cosa. Soldi, progetto e cosa evocano poi un di più di premura che dice: ma dopo che si è fatto, chi ne garantisce la fruibilità permanente? Su questo noi vogliamo essere riconosciuti. In questi 6 mesi ancora, che cos'è che abbiamo voluto che accadesse in termini risoluti? Giovanni è stato straordinario, Giovanni Lolli, ha seguito tutti i tavoli di crisi e dove vedeva il barlume di un possibile investimento, dove c'era un progetto di vita come la Magneti Marelli, come la Gelto di Castelnuovo per esempio, lì pronti noi a diventare una funzione straordinaria. A me viene spesso la domanda di La Pira,
del 13 dicembre del 68, quando si poneva nella parrocchia di San Procolo, che cos'è che potevo fare che non ho fatto? E che cos'è che potevo fare di più che non ho fatto? E in questi mesi quante volte la domanda mi ha preso in braccio strozzandomi, che cos'è che dobbiamo fare di più? Ecco, la GELCO è la misura della legittimazione. In 7 ore gli abbiamo dato l'autorizzazione. Con quelle esperienze politiche novizie dei grillini che dicevano che dovevamo aspettare 6 mesi, con il centrodestra che era imbarazzato davanti alla nostra voglia di dire subito di sì, con la mancanza di ordine del giorno che c'era sul punto, e con Di Pancrazio che giustamente ha consentito l'emissione all'ordine del giorno, la mattina la domanda, dopo 7 ore l'autorizzazione del Consiglio regionale. E poi diciamo chiaramente che mai più deve essere il Consiglio regionale che deve avere intrusione sulle procedure dell'amministrazione attiva. Ci deve essere una distinzione di competenze tra ciò che è della struttura, ciò che è del direttore, ciò che è dell'assessore, ciò che è della giunta e ciò che è del Consiglio. Questa specie di promiscuità da triangolo delle Bermude, per cui consente a tutti un pezzo di ricatto. Questo è quello che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni, dalla fine di Mattucci a giugno del 2014. C'era un meccanismo di tale confusione per cui ognuno poteva erigersi ad attendista, casellante autostradale di un pezzo di ricatto che lo riguardava. Su questo noi dobbiamo essere risoluti, implacabili. Renzi una volta ha usato un termine che io non voglio riusare perché è troppo sbagliato nell'indirizzo finale, ma ci vorrebbe anche quel termine. Contro il problema o la struttura ci vuole anche la violenza della modifica. Non è possibile che in Abruzzo ci sia l'intrusione delle parti più ampie istituzionali dovunque e poi non riusciamo ad avere il ritmo della velocità che ci chiedono le imprese. La GELCO ci chiedeva, lo voglio adesso se volete bene, se volete me e che io non vada in Calabria, datemi oggi l'autorizzazione. Su questo fronte Giovanni, Marinella, Camillo, Dino, Luciano, Peppe e cari amici che siete a sostegno di questa idea, noi dobbiamo ricostruire il rapporto finzione che c'è stato per tanti anni, con funzione. La regione funzione significa che è una regione che diventa canguro a favore di chi vuole investire e mette dentro la sua pancia chi vuole investire. La Magneti Marelli, ma perché? La Procter & Gamble di Pescara, che vuole rendersi autonoma sul piano energetico, ma vi pare morale che la regione si costituisca altra parte, duale, differenziata? Io invece voglio che ci sia un'alleanza organica, dove non c'è distinzione più tra soggetto privato e pubblico, perché alla fine di quella volontà di impresa, di quella realtà economica, c'è la creazione del lavoro. E perché oggi non ce l'ho fino in fondo l'entusiasmo? Che il terrore che mi sta divorando il cervello è che Marcello Paolini se ne sia andato per mancanza del lavoro. Questo è il punto. Quell'amico che prima abbiamo salutato aveva anche il dramma della mancanza del lavoro, e se c'è un imprenditore che vuole creare lavoro, non è possibile che il potere stia lì a riflettere perdendo tempo immaginando chissà quanto ancora deve essere fatto. Questo è il punto. Dobbiamo imparare, per esempio, a posizionare turisticamente l'Abruzzo. Qual è la posizione turistica dell'Abruzzo? Sapendo che su questo versante molto deve essere fatto dalle imprese, ma un pezzo importante, come mi ricorda Daniela Sandroni, deve essere fatto anche dalla regione. E c'è una regione che ha vinto la scommessa in Italia, è la Puglia. E lì io vorrei che noi copiassimo e facessimo molto meglio, sapendo che abbiamo materia, sostanza, immaginabilità, nettare di Dio che ci è stato donato. La qualità del cibo, dei nostri vini, la bellezza delle nostre montagne, che Lolli conosce più di tutti, delle nostre acque e anche il combinato angelico di che noi abbiamo, che dobbiamo riuscire a lanciare, però lì dobbiamo impostare una tradizione che non abbiamo, caro Dino, caro Luciano mi vorrei dire, caro nuovo direttore. La ragione per cui abbiamo unito cultura, turismo e trasporti è perché vogliamo portare a elevazione la capacità di promozione della regione sul piano turistico. E c'è il dramma della Saga, che produce 5 milioni di euro ogni anno di deficit, ed è un cruccio che mi preoccupa non poco, perché non riusciamo a trovare la quadra, perché risorse per coprire ogni anno quel buco non ce l'abbiamo. Si tratta di immaginare qualcosa in più, che può essere
un'alleanza con Roma in maniera tale che noi diventiamo una partnership di Roma, o un'alleanza con Firenze, con Carrara, mettendo insieme tutti i piccoli aeroporti. E l'idea della società unica dei trasporti deve essere un'idea che dentro di sé collochi anche la funzione dell'aeroporto, perché la terza alternativa qual è per non produrre deficit? Che non compriamo quei voli che non ce la fanno a trovare equilibrio, i voli di Mr. Ryan. Ecco, lì noi ad oggi non ce l'abbiamo fatta. Qual è l'idea che ci sta venendo? Intanto non ci mettiamo nessun ricoverato della politica sconfitta. Abbiamo pensato a Ivan Jakovčić, che è il titolare del dossier dell'Euroregione Adriatica. Abbiamo pensato ad Antonello Ricci, che è uno bravo, che viene dal management privato e sa collocare anche i prodotti. Vediamo chi altri ci può dare una mano. Luciano D'Amico, che ci aiuti anche su questo fronte. Quello che è certo è lì c'è un gruppo problematico non di poco conto, ma anche la scelta dei nomi che abbiamo fatto fino ad oggi è una scelta straordinaria. D'Amico, Cristina Gerardis, direttore generale della regione, per 10 anni capo dell'ufficio legislativo all'ambiente, numero uno al concorso per avvocati generali dello Stato, titolare del dossier delle parti civili al processo di Bussi. Cioè, non abbiamo messo colui il quale aveva il rimprovero contro la democrazia, perché la democrazia l'ha bocciata in politica. Abbiamo messo colui il quale ha da dire, da dare, da offrire. Ho chiesto a De Cecco di fare il commissario del consorzio industriale Chiti Pescara, quello che è pieno di problemi, perché ci serve la sua risolutezza, la sua determinazione. È ossequio verso i poteri forti? No, è interesse verso la risolutezza. Una delle fasi migliori della saga è quando c'è stato De Cecco lì. Così come non ho difficoltà a riconoscere che De Cecco farebbe bene anche al consorzio industriale. Insomma, la ricerca dei nomi è importante. Così come, cari amici, noi dobbiamo fare sì che in Abruzzo diventi una società unica anche l'insieme della società riguardanti lo sviluppo, Giovanni. Troppe società che si occupano in termini filiformi di sostenere le imprese, sapendo, e mi avvio alla conclusione, che questa regione, per diventare una funzione della vita delle persone, deve farsi carico di creare natalità imprenditoriale, facilitare formazione di qualità dei giovani, gli Erasmus regionali che noi dobbiamo mettere in campo trovando le risorse per un numero almeno di 5.000 giovani che possano spaesarsi in Europa, utilizzando anche la grande disponibilità delle multinazionali. Non ho trovato una multinazionale che mi ha detto di no ad ospitare i nostri giovani nel mondo, dalla Pompei alla Procter, alla Fiat. Tutte le realtà mi hanno detto di sì, per ospitare i nostri giovani quando vengono sottoposti a questa formidabile esperienza dello spaesamento culturale e della loro intromissione in realtà di vita che non sono le realtà di vita familistiche, che molte volte chiudono il cervello e tagliano anche le ali. Fare in modo che le 3 I vengano coniugate andando lontani da casa per poi tornare qui a fare investimento. Così come mi richiama Giovanni Lolli, questa è la regione che ha l'infinitamente piccolo all'interno del laboratorio di fisica del Gran Sasso e l'infinitamente grande con esperienze tipo la Thales Alenia Space. Tutto questo lo dovremmo riuscire a cucire e a venderlo come uno specifico irripetibile dell'Abruzzo anche sul piano turistico. Su questo dobbiamo ancora imparare a farlo. Non c'è una tradizione, non c'è un costituito, ma ce la faremo se non siamo soli, se questo lavoro si impianta in forma di sé proprio in la costituenza della regione, che è fatta di dipendenti, di modello organizzativo, di tecnologia, di persone nuove che vogliono entrare, di alleanze come regioni limitrofe anche. Vedete, io ho detto di no alla legge che gonfia Pescara. Mi sto leggendo un bellissimo libro nel poco tempo libero che ho la domenica, un libro sulla città di Ur, e ho trovato una città in una stagione che si voleva gonfiare, che aveva bisogno dei soldati per fare la guerra. Io, mentre non credo alla gonfiezza di Pescara sul piano numerico, credo all'ingrandimento dell'Abruzzo, all'ingrandimento del Molise e delle Marche, in una grandezza che è disegnata dalla grandezza delle infrastrutture, perché sono le infrastrutture
strutture più lunghe dei nostri territori. Ma come si fa a ragionare per le ferrovie che ci aiutano di più se le ferrovie sfondano la grandezza di Pescara e sfondano anche il Molise e sfondano anche le Marche? Dobbiamo mettere insieme queste regioni, così come dobbiamo mettere insieme le regioni che stanno accanto nei pressi, che la riguardano: l'Aquila, l'Umbria, il Lazio, l'Appennino. È di lì quell'ambizione del progetto appenninico dell'Abruzzo che ci sta a cuore. Noi dobbiamo fare in modo che con queste grandezze entriamo anche nell'Euroregione Adriatica, perché di lì passa anche dossier finanziari importanti per risolvere in maniera definitiva il tema del porto di Vasto, che ha bisogno di ferrovie, del porto di Ortona, che ha bisogno di collocazione viaria, e del porto di Pescara, che ha bisogno di manutenzione. Allora io garantisco a questa assemblea, noi a giugno del 2015 ci rivediamo per contare gli altri 6 mesi, vi porteremo a casa: uno, il dossier progettuale approvato e finanziato per portare l'infrastruttura ferrata al porto di Vasto; due, per coniugare in maniera adeguata la viabilità della gomma al porto di Ortona, avendo già individuato il contraente per quanto riguarda quell'organica manutenzione del porto di Ortona; 3, avremo approvato il piano regolatore portuale di Pescara, avendo anche individuato il contraente per quanto riguarda l'abbattimento della parte che non ci serve della diga foranea e messo in campo un'azione adeguata della manutenzione del porto di Pescara. Ma se fosse solo questo, sarebbe l'attività, diciamo, di una sufficienza che si mette in piedi. Noi dobbiamo avere anche la forza di fare un'alleanza con chi sarà il migliore per noi, senza predilezioni, per insediare un authority portuale. Noi non abbiamo potuto avere i fondi del dossier Juncker perché non abbiamo authority portuale, nonostante che il capo dei porti italiani, Puglia, è un amico personale mio e poi anche di Giovanni Legnini, e ci vuole aiutare, vuole spingere a nostro favore, ma manca il titolo giuridico dell'autorità portuale e il cappello della capitaneria, nonostante che adesso è capitato sul cervello migliore dei dipendenti della capitaneria, perché Moretti è bravissimo. In passato non abbiamo avuto questa fortuna, ma non basta la qualità della persona fisica o il cappello giustamente posizionato. Qua mi verrebbe da dire una cosa scherzosa, ma che dice dentro di sé una cosa molto profonda: a Pescara c'è stato un pescarese che ha voluto bene al porto di Pescara, non aveva la nostra marca politica, Nino Sospiri. Quando morì, con la voglia di ricordarlo, lo ricordarono sbagliando l'argomento, lo ricordarono citando l'innalzamento di rango della capitaneria di Pescara da sede della capitaneria a sede di ammiragliato. L'unica cosa che portò questa modifica fu che i dipendenti avevano diritto anche alla mensa. La ragione per cui Sospiri andava ricordato e va ricordato perché fu il primo nel 2001 a far votare una posizione finanziaria dentro la legge finanziaria dello Stato che assegnava 15 milioni di euro, erano 15 miliardi di lire, per lo studio di prefattibilità della Pescara Romana. Adesso, al di là del soldo, che non era di per sé significativo, era la priorità che veniva inserita nell'agenda di governo delle ferrovie. Per la prima volta la Pescara Roma sul piano ferroviario diventava un bersaglio. La disabitudine a misurare le cose importanti ha portato a ricordare Sospiri per la capitaneria e non per il porto e non per le ferrovie. Questo per dirvi come a volte anche il dibattito politico ha bisogno, come si può dire, di gru che sollevino la giusta mira nella giusta considerazione. Noi come ci conciliamo oggi? Intanto facendovi gli auguri, poi rivolgendo una preghiera a Marcello, che sarebbe stato qui ad aiutarci. Terzo, onorando i tanti voti che voi ci avete dato in un momento difficile della vita politica, della regione e del paese. Per una candidatura molto impegnativa che ha visto ciascuno dei candidati in campo, perché in Abruzzo è come se il mappamondo fosse girato 3 volte. Però la cittadinanza ha fatto una scelta di campo precisa. Noi abbiamo stravinto contro i nostri principali avversari, abbiamo doppiato e superato anche gli avversari migliori messi insieme. C'è un solo modo di riverire questo, di onorare questo: facendo fino in fondo il nostro dovere e, come diceva Weber, dedicando tutto il tempo alla funzione. Io lo sto facendo, spero che la forza mi assista sempre e non vedo l'ora di cominciare a inaugurare. Questo è l'affanno che mi prende. Auguri.
grazie, questo è quello che abbiamo fatto nei primi 180 giorni insieme a tutti gli abruzzesi. Continueremo sempre a farlo insieme a voi. Grazie e buone feste a tutti.